Tu, per esempio, Clarissa, che vuoi fare da grande? La veterinaria. E tu, Martina? La musicista. Tu, Canio? Lo scienziato. E tu, Checco, che vuoi fare da grande? Io voglio fare un posto fisso. Anche nella famosissima scena iniziale del film di Checco Zalone, nessuno vuol fare il meccanico. Sarà perché nell'immaginario collettivo ancora questa figura è legata a uno stereotipo come questo. Ma con tutto il rispetto per Bruce Springsteen e la sua I'm on Fire, oggi la meccanica è ben altro e offre grandi possibilità di crescita formativa e di inserimento nel mondo del lavoro, come cercheremo di dimostrarvi in questo breve viaggio. Cominciamo parlando del polo tecnico professionale che ci illustra il professor Giovanni Fatucchi. Il polo tecnico professionale Horeca è nato nel 2014 a seguito di un bando della Regione Toscana e ha come obiettivi quello di avvicinare il mondo della scuola e il mondo dell'impresa, soprattutto mettendo in comune, condividendo risorse umane, strutturali, progettualità, facendo in maniera congiunta delle analisi dei fabbisogni formativi, cioè per capire quello di cui le aziende del nostro territorio locale hanno bisogno, per promuovere e per valorizzare l'alternanza scuola-lavoro, per migliorare le competenze dei nostri diplomati. Un obiettivo importante è quello di promuovere l'istruzione tecnica professionale, soprattutto in ambito industriale e nello specifico nell'ambito della meccatronica, della meccanica. In questo percorso abbiamo incontrato alcune delle aziende che fanno parte del polo. Vediamo quali sono. ITED è un'azienda manifatturiera che è specializzata nella costruzione di utensili da taglio. Sono utensili da taglio un po' particolari, hanno dei taglienti che non sono materiali comuni, bensì in diamante policristallino. Sono utensili estremamente customizzati, fatti quindi su misura e su commessa, e sono generalmente destinati alle grandi industrie automobilistiche, che sono i principali nostri clienti, ma anche alle industrie aeronautiche e aerospaziali. La Menci nasce 90 anni fa, con la produzione di carri agricoli. Con la crisi del settore agricolo orienta la sua produzione nel trasporto di tipo commerciale e lì si sviluppa e riesce a trovare nell'alluminio, quindi nella leggerezza, la sua, diciamo, peculiarità costruttiva che le consente progressivamente nel tempo di affermarsi sul mercato e di diventare la numero uno. Adesso Menci è un gruppo di circa 250 persone con un fatturato di circa 60 milioni di euro. Tiberpack è un'azienda valtiberina, di Sassepolcro nello specifico. Noi produciamo, realizziamo impianti di incartonamento fine linea e di palettizzazione. La nostra realizzazione parte dalla conoscenza del cliente, passa attraverso lo sviluppo del progetto e termina con la consegna dell'impianto e il suo collaudo. MB Elettronica è un'azienda nata nel 1961 da mio padre. Oggi siamo sulle 170 unità. Siamo un'azienda che sta crescendo molto, abbiamo traguardato degli obiettivi a livello di fatturato molto importanti. Clienti di un certo spessore nel settore militare, nel settore ferroviario, avionico, spazio, quindi insomma settori molto, molto importanti. 5 gli istituti scolastici che fanno parte del polo, l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo che ne è capofila e gli istituti Fermi di Bibbiena, Giovagnoli di Sansepolcro, Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino e l'omnicomprensivo Marcelli di Foiano della Chiana. In queste scuole siamo andati a scoprire quali sono le eccellenze che gli studenti e i loro insegnanti ovviamente propongono, ma noi facciamo conoscenza soprattutto con gli studenti. Ciao a tutti, io sono Maradao. Sono onorato di essere qui con voi oggi. Buon lavoro! Il robot si chiama Nao, e è l'ultimo arrivato nella scuola nostra. E diciamo che è uno delle ultime tecnologie arrivate anche nel settore della meccanica. Possiamo pensare ai robot di saldatura. Allora, qui siamo nel laboratorio di elettronica del nostro istituto. Questo è un tipo di circuito stampato che noi realizziamo qui. E una parte fondamentale di questo lavoro è la saldatura e per fare un buon lavoro occorre molta attenzione e competenza. Questo è un programma per la modellazione 3D
ed è possibile interfacciarlo con una macchina a controllo numerico e possiamo realizzare il pezzo che abbiamo disegnato con questo programma. In questo caso possiamo vedere attraverso un'applicazione del programma il modo in cui l'utensile andrà ad asportare tutto il materiale per la realizzazione del pezzo. Questa è la fresatrice verticale, controllo numerico, e qui ora eseguirò un pezzo particolare meccanico, un'esercitazione, è già pronto il programma e qui parte la macchina. E questa è un'operazione di contornatura, quindi l'utensile fa il giro del contorno del pezzo per fare una sorta di cornice. Ovviamente lavorazioni diverse richiedono utensili diversi e nella programmazione si può comandare il cambio. Questo sistema chiamato mattoncino intelligente, che praticamente è un software che funziona ad icone, una funzione grafica dove io programmo dal computer, dico al robot di fare determinati movimenti e lui mi salva questi dati. Nel nostro ambito lavorativo abbiamo avuto una grande innovazione che è lo sviluppo 3D, che ci permette di appunto progettare fin dall'inizio e eventualmente migliorare oppure andare a scoprire nuove cose su vari macchinari. Ad esempio, noi possiamo progettare sia da un macchinario molto semplice, come può essere in questo caso una morsa, sia un macchinario più complesso che può riguardare il mondo del CNC, computerizzato, eccetera. Allora, questo è un simulatore di processi. Qui si sta utilizzando un PLC. Un PLC è un controllore logico programmabile che elabora dei segnali provenienti da alcuni sensori, che possono essere digitali o analogici, e risponde a questi stimoli mandandoli a degli attuatori, che in questo caso è un pistone. Si stava elaborando un sistema automatico e semiautomatico della fuoriuscita di un pistone e la rientrata, tramite anche l'utilizzo di un temporizzatore per l'entrata. Come si usa la stampante 3D e il programma, appunto, il SolidWorks, per farlo funzionare. Essendo che stiamo facendo un portachiavi, qui verrà fatto un altro foro e dove all'interno c'entrerà l'anellino che appunto lo terrà attaccato alla chiave. Adesso lo sta smussando in modo che venga un pochino più carino. E qui il pezzo è finito. Passiamo alla fase 2. Qui, da qui il pezzo, il portachiavi, verrà stampato realmente. Ed ecco qua il nostro pezzo. Il Polo ha molti progetti e per il momento abbiamo realizzato un progetto Erasmus Plus che ha permesso a 108 alunni della provincia di Arezzo e di Reggio Emilia di fare dei tirocini all'estero. Grazie al Polo ho avuto modo di vivere un mese in Inghilterra, grazie al progetto Erasmus, e ho avuto modo così di maturare, quindi di rendermi conto anche delle mie vere capacità e di entrare in contatto con esperienze lavorative diverse da quella italiana. In questa esperienza sono andato un mese in Portogallo, per la precisione a Braga, e ho lavorato in un'azienda riguardante il settore meccanico. Andare in un paese in cui non si parla la nostra lingua è difficile, visto che comunque bisogna adattarsi appunto a una lingua straniera, però comunque è un qualcosa che mi ha servito, visto che comunque mi hanno alzato le mie competenze, mi è servito anche a livello di vita, perché mi ha fatto crescere anche come sotto certi aspetti. E prima di proseguire nel nostro viaggio, cerchiamo di capire bene cos'è la meccatronica. La meccatronica è una branca della tecnica che integra la meccanica, l'elettronica e l'informatica per automatizzare i processi produttivi, sostanzialmente per aumentarne la produttività, per migliorare la qualità dei prodotti e per semplificare e alleggerire il lavoro umano. Nel rapporto scuola-lavoro e nella possibilità per gli studenti di fare esperienza nelle aziende sta uno dei punti di forza del progetto Eureka. Anche questa volta lo facciamo spiegare ai protagonisti, cioè agli studenti che stanno facendo o hanno fatto questi stage e alle aziende che li hanno ospitati. E reputo questa esperienza di scambio tra le aziende e le scuole molto importante, perché permette a noi studenti e alle aziende di creare un rapporto
fin da prima del colloquio di lavoro. La sensazione è molto forte perché entrare subito in un ambiente così grande, molto organizzato, è una bella sensazione perché si vedono realtà nuove e diverse da quelle del mondo della scuola. Quindi avere la possibilità di trovare persone formate, studenti formati che possono essere immessi nel nostro organico e diventare responsabili di linea, tecnici dell'ufficio tecnico piuttosto che dell'ufficio avamprogetti, è motivo di crescita. Mi sono trovato molto bene, anche e soprattutto per il mio tutor che è stato molto paziente, brava e precisa nello spiegarmi i lavori a me assegnati. Mi ha fatto capire anche molto quanto sia importante collegare gli argomenti affrontati nelle scuole con il mondo del lavoro, è importantissimo davvero. Permette all'azienda di capire se lo studente, dove lo studente vuole imparare, su quale settore si sente più portato, ma anche lo stesso studente può capire su qual è la sua ambizione, e questo permette sia al ragazzo ma anche all'azienda di poi successivamente magari trovare la persona da inserire in successivi percorsi lavorativi. Il bello degli stage è che facendoli riesci a capire com'è il mondo del lavoro. È stato bello, sì, mi sono divertito, ho imparato diverse cose, che insomma lo stage serve a questo. È fondamentale poter far sì che ci sia una collaborazione profonda tra quelli che sono che il territorio, le aziende e quella che è la scuola, che queste persone inizialmente le va a formare e le va ad avvicinare a questo mondo, che è un mondo che sembra piccolo ma è in continuo sviluppo, in continua espansione attorno ai temi che sono sempre quelli dell'innovazione e della ricerca continua. Per noi è importante che la scelta dei giovani sia corretta, per questo che l'azienda si è sentita sin da subito ad aderire anche negli anni passati a quei progetti che prevedevano la possibilità di venire a contatto, che le scuole venissero a contatto col mondo del lavoro, entrassero nelle aziende, nelle officine per capire che aria si respirava qui dentro. E quindi questa sinergia, questo aiuto serve anche per formare delle persone più competenti, che per noi sono un valore aggiunto. Fino da quando siamo nati praticamente ci siamo legati al mondo della scuola ed è diventato uno scambio biunivoco, perché se da una parte noi riceviamo delle persone che hanno interesse a imparare, a mettersi in gioco, eccetera, eccetera, di contro l'azienda offre una formazione, un contributo formativo molto importante, perché non è facile al giorno d'oggi riuscire a venire a contatto con l'innovazione. Secondo me lo stage è un'esperienza formativa di cui lo studente ha bisogno, perché realmente capisci cos'è il lavoro. Che alternino questa scuola lavoro, sì, uno che si rende conto che se vuole lavorare è fatica. Prima di chiudere, le testimonianze di due studenti da poco diplomati e subito inseriti nel mondo del lavoro, Matteo e Eleonora. Appena finita, subito conseguito il diploma di quinta, sono uscito da questa scuola, sono andato a fare le vacanze e mi ha chiamato subito qualche azienda, cioè addirittura è la dimostrazione questa che non solo puoi avere fortuna con un'azienda, ma addirittura ti vengono a cercare molte altre, nel senso io non ho avuto solo una chiamata, ma ho avuto la fortuna proprio di poter anche scegliere dove voler andare a lavorare. Dopo che mi sono diplomata ho avuto modo di lavorare in diverse aziende, in diversi settori, con diversi impieghi. Quello che sto facendo adesso si tratta proprio di progettazione meccanica, quindi sono una progettista meccanica che spazia nel settore ovviamente illuminotecnico. E sì, che dopo la scuola ho avuto subito modo di entrare nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla situazione che c'è adesso in giro. E la testimonianza di Eleonora ci serve anche per sfatare un mito, quello che vuole il settore della meccanica rivolto prevalentemente a studenti e quindi poi a lavoratori di sesso maschile. Diciamo che il settore meccanico non è più quello di chi si intende una volta, ma adesso c'è molto più aperto anche alle donne, visto che ci sono tanti impieghi anche per una donna nel settore meccanico. Quindi anche perché la precisione è donna, quindi che certe volte essere donna funziona.
Invito le famiglie e i ragazzi a considerare tra le opportunità di studio gli indirizzi della meccatronica, della meccanica dell'energia e della manutenzione e assistenza tecnica, rivolgendovi alle scuole del polo presenti nel nostro territorio.